nelle cabine e nel. A Roma il decreto 19 di quest'anno diventa legge e a Lodi se ne parla immediatamente. Lo ha fatto l'Unione Artigiani e Imprese della provincia nella sua sede, invitando a parlarne un'esperta, Morgana Arancati, formatrice del settore edile. D'altra parte, il decreto in oggetto è il già famoso patente a punti in edilizia, il documento che, nell'intento del legislatore, dovrebbe colpire il fenomeno degli infortuni sul lavoro, in particolare quelli mortali. Come? Ad ogni azienda che dovrà entrare in un cantiere edile verrà assegnata una patente con 30 punti minimi a disposizione. Ovviamente l'impresa dovrà garantire sulla carta la rispondenza a determinati requisiti, inerenti in particolare la formazione dei dipendenti e la sicurezza in cantiere. Le visite in cantiere, assicura il legislatore, saranno aumentate. Sono già state avviate le procedure per nuove assunzioni. Se i controlli faranno emergere mancate rispondenze al decreto, scatteranno le decurtazioni alla patente. Se si scende sotto i 15 punti, la ditta viene fermata e non può più accedere al cantiere. Può rimediare riacquisendo i punti necessari per riprendere l'attività. Più gravi le conseguenze per le imprese in cantiere in caso di infortunio. Quello mortale prevede la sospensione per un anno della patente con l'impossibilità di operare in cantiere. Una spada di Damocle sul capo dell'azienda che dovrebbe favorire un maggior rispetto delle norme di sicurezza. Sarà così? Lo Stato si è preso un anno di tempo per verificarlo nel concreto. Ed ora è corsa contro il tempo anche per le aziende lodigiane per trovarsi pronte all'avvio delle novità. Termine fissato dal decreto, 1° ottobre di quest'anno. Critica sul provvedimento l'Unione Artigiani, esige nuovi oneri a carico delle imprese e non contribuisce ad ottenere una sicurezza reale, restando solo in ambito formale.